Beh, mi spiace fan di Shinon, ma è così che doveva andare. Ora concentriamoci sull'obiettivo della missione, va? Qualcosa di più importante. Ok, e non ho ancora dato il comando a questi. Ah, come faccio a fermare quel tizio con la bufera? Non posso farlo in fretta, perlomeno non posso. Quindi ok, curiamo Ike. E poi devo mandare qualcuno che riesce a sopportare... alla lancia Laguz. Io non posso mandare i Laguz. Lo metto qua con la Bad Boyd. Ed è così che si farà. Metterò qui Soren for the Lulz. Gli metterò da parte Oscar. E dietro Makalov. Teniamo Yanaf protetto perché non è trasformato. Tanith ha la Scudofili, quindi non c'è pericolo. E Ulki dovrebbe schivare perché ha l'abilità apposita. E comunque non muore in un colpo. Stai lontano, Folke. E Neffeni. Ok. Boyd, eh? Immaginavo. Ora vieni, tizio, col... con la lancia Laguz. Ti dimostro che sono ancora un Bad Boyd. Smack! Smack! Ho sempre trovato il modo stupidi i movimenti del guerriero. Non so perché. Come usa l'ascia anche, l'ho sempre trovato un po' stupido. La usa quasi come se fosse... cioè, non si sente il peso dell'ascia come la usa, secondo me. Ma quelli sono dettagli. Comunque vedete che la Guardia Sacra sta facendo il suo lavoro, anche se mi sta rubando esperienza. Ok, stavolta lo faccio giusto, eh? Quindi, metto qua... strumenti... no, chiedi... meta... Oh, non posso... oh my god... non posso mandarli sui monti... e quindi... come faccio? Chiedi... difesa... evitare il nemico, dai, difesa... anzi, va... fuck it, libertà... fate fuori quei nemici, perché l'obiettivo è sgominare il nemico. E se non li lascio fare come vogliono, dopo devo tornare indietro io a far fuori i nemici che lasciano indietro. Quindi è meglio che lo facciano. Bene. Vai, Ike! You're the man! Yeah! Ha! Yeah! Ok, chi è che non ho ancora usato bene in questo capitolo? Soren può fare qualcosa contro il mago? Beh, 11x2, non lo fa fuori. Cosa è forte contro il vento? Il fuoco, 13x2, così lo fa fuori, quindi. Ma voglio usare 11x2 perché dopo voglio usare anche Tanith, che non ho ancora usato, poveretta. C'è qualcuno pericoloso qui? Nee. C'è Kaiachi, ma Kaiachi non è un problema. Contro un altro mago, no. Quindi. Ok, vento d'elfo. A meno che non spara una folata, Chiano. Se spara una folata lo fa fuori comunque, ma... vento d'elfo! Ok. Così posso usare Tanith. Non che ci sia granché da vedere, però comunque mi sembra giusto usare tutti almeno una volta. Non ho ancora usato Yanaf, c'è da dire. Tanith, vai. Cavalieri Falco possono usare anche le spade, quindi... è una spada sottile. Oltre alle lance, vedete? Sembra un unicorno alato, ma non lo è. È solo un pezzo d'armatura che gli mettono sopra.
Abbiamo già quasi finito qua. Devo solo sperare che i supporti qua facciano il loro lavoro. Almeno i Cavalieri Falco dovrebbero riuscire a far fuori qualcuno, quindi... Kaiachi, e c'è il tizio con la luce che arriva solo una casella più. Ah no, anche lui ci arriva. Beh, sarà uno scontro magico allora. Andiamo Folk qua. Anzi, posso dargli una spintarella? Come on. Se non con te, con Ulchi allora. Spingilo. Così, oh my god, non era quello che dovevo fare. Oh, vabbè. Facciamo così allora. Poi uso Raison e poi apriamo lo screen. Quanta! Vedete qua non mi fanno neanche scegliere il bersaglio, perché li rianimo entrambi. Mist. Che puoi curare? Non stiamo subendo niente, quindi non c'è problema. Avrei dovuto muovere Mist qua anche prima di usare Raison, ma vabbè. Ok, apriamo scrigno qua. Ed è un Ira. Bene, l'abilità di Nefeni. Ora posso darla a qualcun altro anche. Pacchetta, lenimento. Usiamola anche a me, serve un po' di esperienza. Anche lei dovrà cambiare classe prima o poi, no? Yeah! E ora... Una cosa strana che tende a succedere a questo punto del gioco è che molti lo abbandonano nel giro di 2-3 capitoli. E magari anche a voi succederà, non con il gioco perché non ci state giocando, ma con la Let's Play. Questo perché non lo so di preciso, ma ho l'impressione che quando tutte le unità principali che si usano vengono promosse, alcuni sentono o credono che non ci sia più niente di più da guardare, cioè non c'è nulla da aspettarsi a parte altri capitoli, e quindi abbandonano il gioco, perché prima c'era tutta l'eccitazione di vedere le promozioni e poi quando sono state fatte si perde un po' il brio. Per me non è così, per alcuni lo è. Ok, la Guardia Sacra sta facendo il suo lavoro egregiamente. Boom! Abbiamo vinto? Sono tutti morti lì attorno? Oh, c'è ancora il povero Cavaliere Viverna. Oh, ecco i corvi che arrivano. Oh, forse ho calcolato male allora. Ok, vediamo. Luce contro vento. Luce sempre svantaggiata in questo gioco, quindi mi spiace per loro. Non hai penetrato il mio chakra, figliolo? Beh, hanno tanta resistenza, perlomeno. I vescovi. Non so se sarà la stessa cosa per Kaiachi. Vediamo. Kaiachi mi farà qualcosa perché Tornado è potente come magia. E non è che... Oh! No! E non... Soren non ha resistenza infinita. Oh, cominciano ad avanzare davvero tutti ora. Kaiachi non si muove? Forse perché non può attaccare? Sì che... Ah, no, non può. The fuck? Ah, perché... Oh, perché il soldato è al suo posto, quindi no, ok, capisco. Vai, apri l'ultimo scrigno. Ed è un... Silenzio! Questo... posso dimostrarlo... Kaiachi! Quanta abilità ho? B, vero? E serve A per il silenzio? No, B va bene, ok. Vieni, Mist, facciamo il gioco del silenzio. Ha solo 3 utilizzi, quindi in sé lo sto un po' sprecando, ma non importa. Allora, questa pacchetta, il silenzio... Oh, non ho abbastanza raggio, eh. Beh, possiamo risolvere la situazione. Quanto raggio ho, quindi? È magia fratto 2. Quindi ho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beh, dovrei... 1, 2, 3, 4, 5... Non funziona proprio così, si vede. Comunque, l'utilizzo principale è silenziare i maghi potenti o quelli che usano le abilità, i tomi a distanza, come Tempesta e così. E no, non so quanto dura silenzio, e evidentemente è una cosa molto ricercata perché solo 3 utilizzi non sono molti.
E la percentuale di successo mi sembra che dipende dalla magia di chi la usa e dalla resistenza del bersaglio. Dicevo, possiamo risolvere il problema. Allora, vediamo una cosa prima. Allora, tu proviamo l'arco anche con te. Non sei veloce, Oscar? Vabbè. Ah, no, sono i corvi che sono veloci, chiaramente. Vai, Oscar! Bam. Tranquillo, Kaiachi. Adesso ti facciamo stare zitto un attimo. Sempre che funzioni, Mist non è la regina dei maghi, però comunque. Drunken Tackle? Vediamo se riusciamo a colpire il vescovo con Drunken Tackle. I'm sure drunk! Drunken Critical! Che altro posso fare? Oh, beh, ho l'arciere. Usiamo Ike per... Non so se sei abbastanza rapido, Ike. Sì che lo sei. 15 per 2. Non sei precisissimo? La Shinon Killer? No, la uso solo per Shinon. Beh, no, la userò per qualcos'altro eventualmente, ma ora non mi serve. Vai. Ouchies, mi hai fatto uno, stupido corvo. Bam. Mi ricordo quando eravamo sulla nave ed eravamo ancora terrorizzati dai corvi. Bing. Ding, 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 ding. Oh, ancora le abilità importanti. Ah no, difesa non è salita, però vabbè. Yeah, Ike. Volevo fare una cosa. Beh, mandiamo Neffany, visto che non l'ho usata moltissimo. Sfondalo in un colpo. Zam! E ora vediamo se riesco a silenziare Kaiachi. Cantiamo per Mist, la muovo un pochino. E anche se la metto nel raggio d'azione di Kaiachi non importa, perché ha 14 di resistenza. Quanta velocità hai tu? 15, lei ha 14, quindi non la doppia neanche. Non è un problema la resistenza per lei. E qua abbiamo bloccato tutto, quindi... God damn, mi metto sempre in queste brutte situazioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6... I'm so stupid. Aspetta, no, posso fare una mazza, niente. Non posso silenziare un bel niente di nessuno. Amazing. Bene, 18. Dang, dang, dang. Ok, guys, potete farcela se vi impegnate. Non so se ha dei maledetti unguenti, ma non dovrebbe importare. Guarda qua, guarda lì. Bam! The end. Bene, non dobbiamo tornare indietro. Grazie al cielo. Adesso cominceranno a muoversi verso di noi, ma li fermo. Oh, Kaiachi attacca Boyd, eh? Ok, Boyd, questo sarà un duro colpo. Ed ora capirete la vera forza di Dane! Yeah! Oh! Jesus, man! Yes! Proprio vero che con gli errori si sale di livello? Resistenza bonus! Il tuo prossimo tornado mi farà un po' meno? Oh, attacchiamo quello! Ehi, boss, possiamo attaccare quello con l'arco! Sì, ragazzi, se vi fa sentire meglio. Yeah, siamo bravi! Ci sono anche quei corvi, vabbè, verranno loro da me. Ora, vediamo se riesco a silenziarlo, tanto per provare. 32% di chance, perché ha tanta resistenza. Proviamo for the lulz, ma dubito che riuscirò, ok? È un po' meno di un terzo delle probabilità. Vai, Mist! Silenzialo! Oh! Però, vedete, ottiene tanta esperienza comunque.
Il triangolo del silenzio è quello. Non è particolarmente necessario, vabbè. Allora, Kaiachi. Nee, non serve. Lamacciaio. Shinon Killer. Non posso far fuori i cavalieri in un colpo. Devo sperare in un etere. E non è che dovrò sperare più di quel tanto, visto che succede molto spesso. Oh! Ike! Non importa, l'ha indebolito. Cos'hai tu, Nef? Kaiachi, con chi lo faccio fuori? Ulki non ci arriva. Beh, Ulki ci arriva se muovo le mie carte nel modo giusto. Tanef? Per curiosità. 15 per 2 gli fa. Kaiachi solo 11 perché ho lo scudo fili. Facciamo mago del vento contro mago del vento, ma... non ci facciamo quasi niente a vicenda. Lampidelfo! Un po' di chance di critico ce l'ho, ma ne. Allora, ne fai fuori questo. Bam! E ora... Sto realizzando che stiamo superando Titania di livello adesso. Di poco, ma... Abbiamo finalmente raggiunto Titania. Ah, non sei velocissimo, Soren. Vabbè. Let's go, vento! Indebolito anche lui. Kaiachi. Non sarò più veloce di Kaiachi, vero? Ne. Ma Rolf forse lo è? No, Kaiachi è un boss come si deve. Schiva anche parecchio. Solo l'arco di Rolf è preciso al 100%. Per essere un mago non sei niente male, Kaiachi. Stang. Tornado! Oh no! Sicuro è un miglior saggio di Balmer, o come si chiamava poi. Ok, figliolo. Prima ti ho lasciato andare, ora ti lascio ancora andare perché non sono abbastanza veloce da doppiarti, però vabbè. Yo, Zack! Hey, Mr. Tornado. Cosa che mi hai fatto prima, figliolo? Mi hai fatto male, vero? So you need to fucking die. Yeah! Li ho fatti avvicinare troppo! I miei capelli, no! Ehi, ho tornato! Beh, Soren è il nuovo giocattolo. No, serve A, tu non ce l'hai ancora, vero? Quindi dovrai allenarti un altro po'. Ehi, figliolo, conosci Ulki? La furia dei cieli? Ora lo conoscerai? Sono così eccitato di combattere finalmente. Mi piacciono i falchi in sto gioco. Cioè, l'aspetto proprio. Che restano solo quei corvi. Andiamo a prenderli. Ah, ecco. Vedete di nuovo la sua abilità in azione. Oh, è tornato normale.
E visto che le sue statistiche aumentano quando si trasforma, ridà anche più vita quando è trasformata con quell'abilità. Ok, vediamo. Corvo contro falco. Piacerebbe farlo. C'è qualcuno che non ha proprio combattuto finora. Beh, Folk, ma... è il ladro. Ok, Mist cura Rolf. Cura normale, penso che basti. E ora andiamo a finire di occuparci di questi corvi. Ulki e Taneth. Spara d'acciaio. E Makalov, se vogliono. Lo metto in mezzo con la Drunken Tackle for the Lulz. Ok. E vabbè, seguiteci tanto. Vogliamo venire anche noi? Ora tutti i corvi si trasformeranno. Vai Makalov, rendi fiero tutti quanti. La Drunken Tackle. Tecnica dell'ubriaco, evita tutto e non colpisce niente. Secondo tentativo. Vai Makalov. Non puoi colpirmi. Non puoi colpirmi. Io ho colpito te. Bene. Ora andiamo a prendere questo che si nasconde. Voilà. 16x2. Ah, più potente non ho niente. 18x2. Questo va bene. Il caro corvo che non è ancora trasformato. Brava Tanith. Perché far ruotare un'arma la rende 3 volte più potente. Poi boh, chiediamo alle mie truppe, ai miei arcieri scelti, di finire il lavoro. C'è anche Soren col vento, ma non riesce a doppiarli. Ah beh, questo... Vai Soren! E ora finiamo con Yanaf e Ulki. Yanaf, visto che non hanno ancora combattuto. Combattimento fra volatili. E Ulki finisce. Ah, non finisce. Vabbè, venirà qualcun altro Ulki. E ora non può finire Makalov. Beh, potrei usare la spada lunga. Ma no, usiamo la Drunken Tackle fino alla fine. Tu sei Makalov! Yeah! E il capitolo è chiuso. Molto bene. È andata meglio del previsto. Ding! Oh, Makalov! What are you doing? Bam! Finito. Non erano poi così forti i tuoi corvi. Ed ecco qua Shino, non l'ho ucciso davvero. In realtà questo strano modo è il modo che si usa per reclutarlo. Maledizione, ho perso. Era proprio una buona opportunità per farsi un nome. Shinon. Ah, non riesco a credere che chi mi ha battuto sia proprio il piccolo Lord Ike. È chiaro che ho perso Smaltro. Sono pronto, ragazzo, forza, finisci ciò che hai cominciato. Torna nella compagnia. Non ci penso proprio. Non ti sono mai piaciuto. Fin da quando riesco a ricordarmene non ti sono mai piaciuto. È vero, anche adesso. Tu mi hai chiamato debole. Hai detto che non ero nessuno senza l'aiuto di mio padre. È questo che hai detto, vero? Ecco perché mi odiavi. L'ho detto, sì. Non capisci? Ti ho appena battuto. Dunque le tue ragioni non valgono più, no?
Pah! Oltre a battermi devi uccidermi con le parole. Te lo ripeto, torna nella compagnia. Riconosco le tue abilità. Come comandante ti voglio con noi. Combattiamo ancora, ma se vinco sarò il comandante, d'accordo? Se vinco mi obbedirai, d'accordo? Non preoccuparti, ragazzo, ci vorrà poco. Forza! E immagino che Egg vinca perché Shinnon dopo ci obbedirà, come un'unità normale. Non penso di dover spiegare di nuovo cos'è Shinnon perché tale quale. Generale, abbiamo preso il controllo dell'area, le truppe di Dain rimanenti sono in fuga. Generale? Oh già, ho capito. Io chiedo scusa. Generale, eh? Che strano. Sai, sembra che non ti rilassi mai. Nasir, che sta succedendo? È tanto che non ti si vedeva. Ho avuto da fare. Per poter lasciare Begnon ho dovuto vendere la nave, licenziare la ciurma. Ho tante cose per la testa. Davvero? Sembra che il conflitto ti abbia raggiunto. Stai bene? Voglio dire, so che hai tanto a cui pensare. Non è che abbia rinunciato ai miei interessi per unirmi all'esercito di Ozna. A me pare chiaro che c'è da guadagnare a stare con te, per cui non preoccuparti troppo. Se lo dici tu, sei una persona piuttosto acuta. Così mi fa piacere averti intorno. Ah, il piacere è reciproco. E ora ho delle buone notizie. Che c'è? Inganni e gli ufficiali anziani stanno iniziando ad entrare in azione. Fino ad ora si sono accontentati di stare a guardare, prendendo una posizione difensiva, ma ora... Sembra che questo stallo infinito abbia esaurito la loro pazienza. Eik, la vittoria di oggi è stata molto importante. Potrebbe essere la mossa decisiva per spezzare il potere di Dain. Si verrà a sapere in tutto il continente e darà alla nazione la sicurezza per opporsi a Dain. Con Ozna a fare da faro, Gania potrebbe unirsi alla guerra. Devi solo continuare a vincere. Se ci riuscirai avrai la strada spianata. Si farà la storia. Davvero Dain sarà sconfitta per mano nostra? Potrò riuscirci? Io? Usa ciò che ti è stato dato e potrai arrivare lontano. Il comando ti si addice, Ike. Per ora è solo una parte della tribù degli uccelli, ma la tua relazione è salda. Perché hai insistito per ottenere la loro fiducia e ce l'hai fatta. Tutto grazie a mio padre. Se le mie azioni saranno quelle giuste, sarà grazie a come mi ha cresciuto il mio papi! Se tratti gli altri con sincerità, ti seguiranno di loro volontà. Questo è ciò che mi ha insegnato. Eri un uomo magnifico, vero? Quando ero piccolo non volevo altro che essere forte come mio padre. Poi volevo superarlo. Ora so che non ci riuscirò mai. Oh, come on, Ike. Non sottovalutarti. Onesala? Che succede? Ah. Cosa c'è? Hanno superato il confine? Sono stati battuti tutti, Bok! Non solo le truppe di Dain, ma anche la nostra brigata! Spazzate via come foglie al vento! Oh, beh, è un risultato incredibile. Per una banda di mercenari, voglio dire. Non c'è altro da fare. Invio un messaggio al comando di Dain, dicendo che il nemico è più forte di quanto pensassimo. Subito, Bok! Un attimo, aspetta un attimo. Sì? Invia a Dain un umano, non importa chi. Solo non usare uno dei nostri. Ma un umano senza ali ci metterà un'infinità! Il generale Petrin comanda il prossimo fronte. È una donna... di carattere. Ma vai, se vuoi. Dille che i corvi di Kilvas sono stati sconfitti. Ti arrostirà come un pollo e getterà via le ossa. Oh, che ho capito! Troverò un umano! Petrin, eh? Da un po' che non la sentiamo. Chi va là? Soren? Soren? Cosa ci fai qui? Che pensavi di fare? Com'è successo? Non so di cosa parli. Non fare il finto tonto, non serve. La decisione di Gane di entrare in questa guerra deriva da qualche informazione che hanno ricevuto, non è vero? Hai perso la lingua? Bene, allora te lo dico io cosa ci facevi qui. Dovevi portare la principessa di Ozna in Begnon e vedere se poteva ottenere supporto per la sua causa. E a prescindere dal risultato, giudicare se fosse degna dell'aiuto dei Laguz. Sto sbagliando? Visto che hai capito tutto, perché sei rimasto zitto? Perché le tue azioni erano favorevoli alla principessa di Ozna. Avevo capito che anche se ti avessi lasciato fare, non avresti creato problemi alla principessa. Sembra che non pensi che sia più così. Hai portato a termine le missioni, ma sei tornato. Perché? Non devo spiegarti niente. È vero solo finché non rivelo il tuo scopo a Ike?
Tutti hanno un segreto o due che vogliono nascondere. Anche tu, Soren. Non ti capisco. Oh, sono sicuro che ci capiamo. Dobbiamo alzarci presto domani, è meglio se rientriamo. Il nemico sapeva del nostro arrivo oggi. E pensi che sia a causa mia? Sì, proprio così. Cielo, oh cielo, sei proprio sospettoso, eh? Buonanotte, Soren. Astio fra Soren e Nasir. Ci ha messo un pochino, eh? Bene, questo era tutto per il capitolo 18, La Marcia. Ci sentiamo alla prossima con il capitolo 19. Grazie dell'attenzione e buonanotte.